La votazione è finita, pertanto dal risultato proclamo quindi eletto il Presidente del Consiglio regionale, il consigliere Claudio Mauro Laus, che ha riportato 36 voti. Illustre Presidente, egregi membri della Giunta, care colleghe e colleghi del Consiglio, credo vi farei un torto se tentassi di addomesticare lo stato d'animo con cui mi accingo ad assumere la responsabilità che mi avete affidato. La mia emozione e così pure l'orgoglio siano per voi la prima e più genuina testimonianza di gratitudine per la fiducia che mi avete accordato. Ringrazio coloro che hanno scelto di indirizzare verso di me il loro voto e allo stesso modo chi invece ha preferito non votarmi per motivi che, mi piace pensare, sono indipendenti dalla mia persona. Un pensiero affettuoso va al mio predecessore, il collega Valerio Cattaneo, con cui da consigliere di minoranza ho condiviso il mandato che oggi si conclude. Il Consiglio regionale del Piemonte è stata una delle prime amministrazioni d'Italia a promuovere le tecnologie digitali come strumento di trasparenza e di democrazia. Perché in una democrazia compiuta l'espressione di un buon governo non invecchia, resta il volto sempiterno della sovranità popolare al suo grado più alto. Con la stessa forza e la stessa determinazione mi propongo, all'interno dell'Assemblea, di favorire una piena cittadinanza e una riconosciuta dignità a tutte le forze politiche presenti. Convinto come sono di non voler diventare predicatore di una democrazia compiuta senza praticarla. Proprio quell'inciso del Presidente Pertini vorrei riproporvi a chiusura del mio intervento, come buon viatico per me stesso prima che per ciascuno di voi. Da noi deve partire l'attaccamento agli istituti democratici e soprattutto l'esempio di onestà e rettitudine, perché il popolo italiano ha sete di onestà. Onestà. Su questo punto dobbiamo essere intransigenti. Non dimentichiamo, concludeva Pertini, che la corruzione è nemica della libertà. Grazie. Grazie.